Nel frattempo ho in viva voce Jacopo Marzetti, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio. Prego, avvocato. Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità di questo intervento, grazie alla dottoressa De Santi che è sempre molto attiva su tutti i temi che riguardano la scuola e anche il sociale e anche il municipio che devo dire è tra i primi a occuparsi di temi dell'infanzia quotidianamente, quindi non posso che approvare ogni iniziativa volta alla loro diffusione. Allora, sicuramente il tema di oggi è un tema molto attuale, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, perché mai come in questo momento il ruolo del genitore è fondamentale nell'indirizzare, nel coinvolgere, e senza però obbligare, chiaramente, perché deve essere, ricordiamo, sempre una scelta del minore, quella diciamo, delle sue prospettive di vita, quindi la sua prima scelta che lo porterà in un percorso comunque fondamentale come quello delle superiori. Ora, purtroppo abbiamo visto che i dati di questi ultimi giorni hanno evidenziato purtroppo un alto sentore di abbandono dell'attività scolastiche, quando non sono più chiaramente nella scuola dell'obbligo. Quindi è importantissimo in questo momento supportare i ragazzi e condividere con loro le scelte, cercare di spronarli perché chiaramente stanno vivendo quello che nessuna generazione, forse negli ultimi comunque anni, ha mai vissuto. È da circa un anno ormai che, diciamo nei superiori soprattutto, ma anche in molti casi nelle scuole più basse di età, non hanno la possibilità di frequentare in presenza o comunque sempre con delle limitazioni. E comunque leggono in continuazione, sentono segnali che comunque spaventano noi grandi, quindi immaginiamo i giovani. Quindi grazie per il tema che avete toccato. Mi raccomando, con la coesione le istituzioni devono essere presenti anche in questa scelta e nell'aiutare i genitori, agevolare i genitori a comprendere come meglio parlare con i ragazzi, come meglio condividere questo percorso e realizzare le loro comunque aspettative in questo momento, ripeto, comunque abbastanza complesso. Quindi vi ringrazio e sono comunque a disposizione per qualsiasi tema, problematica, potete anche rivolgervi all'autorità che rappresento, il Garante dell'Infanzia presso la Regione Lazio. La mail è garanteinfanzia@laregione.lazio.it. Siamo a disposizione e quindi speriamo comunque di passare velocemente in questo periodo e riniziare una vita, tra virgolette, di normalità. Grazie a lei, avvocato Marzetti, per la presenza, per il saluto, per le parole di incoraggiamento e approfittiamo dell'occasione per far conoscere la pagina dei contatti dell'autorità garante perché per noi famiglie, oltre che per le istituzioni che rappresento in questa sede, è sicuramente un supporto importante.